Anna è finita in mezzo a un giro di pazzoidi figli di puttana. Il generale Arles, i simboli, le cerimonie. Quella gente che si definisce famiglia. Bonnie e i suoi vogliono sicuramente ottenere qualcosa. Che ruolo ha Anna in tutto questo? In ogni caso, quei figli di puttana vanno fermati. Stai bene? Mi hanno drogato con quella merda che quegli stronzi usano durante i rituali. Ho la testa incasinata. Te l'avevo detto. Ti avevo detto guardati dal cielo, te l'avevo detto. Cielo? Quella merda si chiama cielo? Sì, il cielo. Il cielo cade, la mente vola. Il cielo cade, la mente vola, l'occhio si apre. L'ho detto, non mi hai ascoltata. Ehi, non mi ascoltano forse mai. Forse è così. Ma ho visto la tua amica Bonnie. L'hai vista? Sì, l'ho vista. È pazza dalle gare e altrettanto pericolosa. Dopo essere scappato, ho controllato tre dei posti in cui si svolgono le cerimonie. Li chiamano... luoghi di oscurità. Dolore, morte, tragedia, luoghi pieni di rimpianti. Come da Sammy. Come da Sammy. Ogni luogo rappresenta un diverso aspetto delle loro credenze. La vecchia villa era marchiata col simbolo che chiamano dei prosperi. Il magazzino del martedì grasso aveva il simbolo degli impuri. Ma la scuola abbandonata è quella che mi ha colpito di più. Porta il tuo stesso simbolo, Anna. Quello della Beata. Sì. Sì, la... la Beata. La Beata ascenderà. Bonnie ama la Beata. Gli schiavi un tempo ricevevano il marchio del loro padrone. È chiaro che è Bonnie che sta tirando le fila. Forse è lei la Beata e ha marchiato Anna come sua proprietà. Bonnie, la Beata. No, non Bonnie, ascolta, la Beata. La Beata. Lincoln, chi è Sammy? Lui era... è... un padre per me. Mi ha accolto quando ero solo. È morto? Sì. Mi spiace. Anche a me, Anna. Anche a me. Lincoln, guarda qui. Questo simbolo. Credo di averlo visto al teatro dell'opera. Da quel posto è chiuso da quasi 60 anni. C'è stato un incendio, vero? Già, i neri erano stanchi dei continui linciaggi, quindi aspettarono che tutti i bianchi più potenti della città entrassero e poi appiccarono il fuoco al teatro. Morirono un centinaio di persone. Forse c'era anche dell'altro. Da quello che ho capito, gli insanguinati hanno tre dogmi. La Beata, i prosperi, ricchi stronzi bianchi, e gli impuri, i poveracci neri. Forse in realtà quella notte al teatro dell'opera gli impuri avevano provato a eliminare i prosperi. E invece sono riusciti solamente a confinarli nel bayou per qualche decennio. Bonnie ti ha mai portata al teatro dell'opera? Teatro dell'opera? Il teatro dell'opera. La Beata, la purificata. No, tu non capisci. Tu non capisci. Tu non guardi con gli occhi, ma con la carne. La carne ci consuma. Non si può... Ehi, tranquilla. No, Anna, tranquilla. No. Riposati. La carne consuma. Devo scoprire se il teatro dell'opera c'entra qualcosa. Ehi. Un male simile non va sottovalutato. Lo so. No, Lincoln, aspetta. Non devi andare. È un luogo malvagio. Me la caverò. No. Non puoi.
non è distretta, toglietemi quei porci dai coglioni. Subito. Avviare le ricerche nelle vicinanze. Preferisci agire di notte. Meglio stare qui e aspettare che si facciano vivi. Benedizione. Avanti, forza. Fratelli e sorelle, benvenuti in questo luogo benedetto. Con questa iniziazione ascenderemo. Con questo rito onoriamo il Padre di Sangue. Che la sua parola ci unisca e ci protegga. Ella sarà chiamata Beata e porterà gli insanguinati di nuovo al potere. Donatevi agli altri come ordina il Padre, in onore all'avvento della Beata. E ora, preparatevi all'unzione. Onoriamo il nostro padre, donandogli la nostra carne. Che la tua stirpe prosperi, figlio mio. Porca troia, qui sta per crollare tutto. Balla tutto, cazzo. Dove cazzo sono finiti? Niente porta. Come fanno a uscire da qui?
guarda, c'è una botola. Che ci facevano qui i tuoi uomini, Bonnie? Quando scendemmo dai cieli, fummo consumati dalla carne e cademmo nell'oscurità. E nell'oscurità trovammo rinascita. Nell'oscurità trovammo la beata. Lasciati consumare dalla carne affinché tu possa cadere nell'oscurità e permettere alla beata di tornare fra di noi. Nel nome della Beata. Questo è l'unico modo. Hai la possibilità di ridare grandezza alla famiglia che ti ama. Tu sei la prescelta. Nel nome della Beata. Fatto è fatto. Tu hai osato profanare questo suolo sacro. Uccidimi pure, ma lei è la beata. E la mia stirpe continuerà a vivere dentro di lei. È di questo che si tratta? Dov'è Bonnie? Nella morte trovo pace. E io adesso la accolgo senza rimpianto. Nostra famiglia ti farà la testa.
capaci. Ecco. Niente. Padre, guida la mia arma! Padre! Chi è stato? Dov'è Anna? Mi ha preso alle spalle. Io stavo soltanto guardando quelle foto e qualcosa l'ha truppata. Ora è in bagno. Resta qui. Anna! Aprimi! Vattene! Merda. Che succede, Anna? Sai, una volta la mia testa non era così incasinata. Una volta non mi faceva così male. La setta. Bonnie. Quel figlio di puttana al teatro dell'opera. Questa è tutta colpa loro.
io prego Dio ogni notte perché mi dia un po' d'amore, un po' di protezione, conforto. Bonnie mi ha fatto credere di potermi proteggere. Ma erano tutte bugie, ero solo uno strumento per lei. È al vecchio manicomio adesso. Mi ricordo tutto ora. Come ho fatto a dimenticarmene? Ehi, ci penso io a Bonnie. E poi io e padre James ti aiuteremo a uscirne. Non sei sola. Odio quello che mi hanno fatto. Odio quello che mi hanno messo dentro. Dammi il coltello, Anna. Non possono controllarmi. Non più Anna! Ormai. Anna! No, no, no! 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 Quelle persone non l'hanno piegata. Stava già andando in pezzi prima del loro arrivo. Hanno solo finito il lavoro. Mi prenderò cura di lei. Tu vai. Lincoln. Il Signore protegge quanti lo amano, ma tutti gli empi egli distrugge. E così sia. Voglio pregare per lei. Unisciti a me. Sì, certo. Signore, dona ad Anna l'eterno riposo. E su di lei splenda la tua luce perpetua. Amen. Amen.